Inaugurato il nuovo circolo ACLI San Michele Arcangelo di Adrano, che ha sede in via San Filippo 26, tantissimi servizi che saranno svolti nell'ambito delle attività del patronato e del CAF. A tagliare il nastro inaugurale il responsabile del circolo Adanita, il dottore Agatino Lo Cicero, alla presenza dei vertici delle ACLI del territorio. Ma sentiamo quali sono i servizi offerti alla cittadinanza dal circolo ACLI di Adrano. Il CAF è patronato ACLI, oltre ai comuni servizi modello 730, compilazione modello, Red Inciv, elaborazione buste paghe, poi ISEE, eccetera, eccetera. All'interno, attraverso la competenza e la professione ben attenta di determinati collaboratori interni ed esterni, quali professionisti, avvocati, commercialisti, analisti, ricercatori, eccetera, eccetera, prestano un'attenzione attenta e vigile per quanto riguarda la consulenza a 360 gradi per progetti che meritano particolare attenzione, suddivisi in sei fasi, quali sono il progetto, poi c'è il test, c'è la fase valutazione e revisione, l'implementazione e il monitoraggio assiduo per quanto riguarda i progetti. Io mi occupo anche di consulenza bancaria, finanziaria, cessione del quinto, mutui, ma più che altro io sono anche un analista, un giurista e un ricercatore attento per quanto riguarda la scientifica che sta dietro ogni settore, come ad esempio l'assistenza legale, la consulenza universitaria e post-universitaria. La consulenza post-universitaria in Sicilia, io mi sono formato nel nord Italia, centro Italia, presso i vari ministeri, presso i più importanti istituti e associazioni italiani, come nella fase diplomatica, nel settore diplomatico. Infatti io mi occupo di diritto diplomatico, diritto consolare, diritto internazionale, mi occupo di sicurezza internazionale, sono un analista di geopolitica e relazioni internazionali, quindi l'analisi e la ricerca è sempre la base di tutto quello che sta per il conseguimento di un obiettivo. Da dove nasce la tua esperienza e come mai hai scelto questo patronato? Ma la mia esperienza nasce da lontano. Per quanto riguarda CAF e patronato, l'assistenza e l'aiuto ai più bisognosi e coloro che necessitano di aiuto e assistenza a 360 gradi. Per quanto riguarda la mia competenza anche come criminologo e analista, eccetera, eccetera, che viene da lontano, oltre all'università ho fatto altri 7 anni di studi, quindi nasce da molto lontano, ancora prima di laurearmi. Fate anche le pratiche del reddito di cittadinanza, penso. Sì, però anche sul reddito di cittadinanza stiamo molto attenti e siamo molto vigili per evitare disguidi. Questo è proprio un circolo e all'interno del circolo c'è sia il patronato che il CAF. E il circolo quindi rappresenta l'associazione. Per noi delle ACLI il circolo non è altro che sentinella del territorio, quindi finalmente è presente su Adrano grazie a Tino. Le ACLI sono una grandissima associazione che comprendono tantissimi settori. Io mi pregio di rappresentare il servizio del patronato che insieme al CAF arricchiscono tantissimo le ACLI. Ogni volta che nasce un nuovo punto è una bellissima cosa per noi. Io ovviamente lascio a Tino oggi il nostro simbolo. Gli italiani hanno la bandiera dell'Italia, noi abbiamo la bandiera delle ACLI. Le ACLI che A sta per associazione, C per cristiane, lavoratori italiani. Quindi ovviamente Tino si dovrà impegnare a pensare ai lavoratori, a pensare ai disabili, a pensare a tutti quelli che hanno bisogno, alle donne, ai bambini, eccetera, eccetera. E nello stesso tempo, ovviamente, visto che ha una bellissima professione, sicuramente sarà utile al comune di Adrano in tantissime altre cose. Per me, per il Presidente, la gioia di avere anche ad Adrano un punto di raccolta e la possibilità di essere utili sul territorio, perché le ACLI, a differenza di tutte le altre associazioni, ha come scopo principale quello di risolvere i problemi di tutti i tipi, previdenziali, fiscali, di qualunque altra natura che riguarda la popolazione. Per cui avere anche qui ad Adrano
un punto che ci rappresenti, che ci fa crescere, è veramente un privilegio, un onore per tutti, per l'associazione. Poi abbiamo il dottor Lo Cicero che lo gestisce, quindi garanzia. E poi certo, come avete sentito, è una persona molto valida, per cui sono sicuro che sia per lui che per l'associazione sarà sicuramente un onore e un privilegio per tutti. Mi occuperò della consulenza legale, io sono l'avvocato Chiara Matraxia, mi occupo del diritto penale a tutto tondo, anche del diritto civile e del diritto amministrativo. Chiaramente, come ha anticipato la referente dell'ACLI, quello che noi tendiamo a tutelare sono le minoranze e quindi le donne, i minori soprattutto, e quindi tutta l'attività extragiudiziale giudiziale sarà di nostra cura. Quindi per i deboli, diciamo. Certo, perché noi chiaramente, come tutte le ACLI, come tutti i patronati in generale si occupano dei consumatori. I consumatori sono i soggetti deboli normalmente nei rapporti contrattuali e quindi grazie all'ausilio dei legali e di altre forme specialistiche e professionali riusciamo a dare loro quello che magari lo Stato agevolmente non conferisce. Quindi è importante che sorgano queste realtà per poter far sì che appunto i soggetti deboli, i consumatori, possano avere piena tutela sia dal punto di vista civile sia dal punto di vista giuridico.